Da Catania a Modica per rubare all'interno degli appartamenti. Adesso ha un nome e un volto il pluripregiudicato catanese Carmelo Reina, di 47 anni, che lo scorso gennaio fece irruzione all'interno di un'abitazione condominiale al terzo piano di uno stabile in via Fosso Trantillo a Modica. Armato di cacciavite, forzò la porta d'ingresso per arraffare tutto ciò che riusciva a contenere il proprio zaino. Sotto, ad attenderlo in auto, invece un complice già pronto per scappare con l'incasso. Sfortunatamente per i due catanesi, l'intera abitazione era protetta da un sistema di videosorveglianza collegato al telefono cellulare del figlio della proprietaria dell'appartamento, che trovandosi nelle vicinanze è immediatamente intervenuto. Il giovane ha quindi sorpreso Reina sul punto di uscire dall'appartamento, dandosi alla fuga. Tra i due è iniziata una breve colluttazione che ha costretto il ladro ad abbandonare lo zaino con l'area furtiva insieme al cacciavite con cui aveva forzato l'ingresso, guadagnandosi con la forza l'uscita. Durante il breve scontro, la vittima, anche se ancora dolorante, era comunque riuscita a scattare qualche foto al proprio aggressore. Altra utile circostanza, la provvidenziale iniziativa di alcuni vicini di casa, i quali, allertati dal trambusto, erano usciti dalle proprie abitazioni, riuscendo anche a rilevare alcuni numeri di targa iniziali del veicolo che si allontanava ad alta velocità dalla zona. La polizia di stato del commissariato di Modica ha quindi intrapreso un'accurata attività di riscontro per identificare i malviventi e ottenere elementi probatori al loro carico. La successiva acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza installato all'interno dell'appartamento preso di mira, unitamente ai numeri parziali della targa del complice che lo attendeva all'uscita, hanno permesso agli agenti la completa identificazione dell'autore. Le indagini, che offrivano inizialmente soltanto le immagini della rapina, sono durate qualche settimana, il tempo necessario per individuare nel database della polizia i dati del ladro, con alle spalle vari pregiudizi di polizia per reati analoghi.